Buongiorno. Quando noi prendiamo in mano il Vangelo di Giovanni, ci accorgiamo che il Vangelo di Giovanni ha due conclusioni. Andate al capitolo 20, al versetto 30-31. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Fine del libro. Tuttavia noi vediamo che c'è anche un capitolo 21. E alla fine del capitolo 21, versetto 24, voi trovate una seconda conclusione. Questi è il discepolo che testimonia queste cose, le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. È una bella esagerazione orientale, ma conclusione è e conclusione resta. Dunque, due conclusioni. Per questo motivo noi affronteremo la testimonianza di Giovanni, del Vangelo di Giovanni sulla resurrezione, in due tempi. Oggi vedremo la cosiddetta primo racconto o primo capitolo, e la prossima volta vedremo il capitolo 21, il secondo. Se noi prendiamo in considerazione il testo di oggi, questo è il quadro. Ci sono due scenari. Primo scenario è il sepolcro, e questo sepolcro diventa importante perché? Perché è il primo campanello d'allarme. Troviamo Maria Maddalena al sepolcro, nei primi due versetti, si accorge che non c'è più nessuno e va da Pietro e dal discepolo che Gesù amava. Ci sono anche le altre donne? Sì, ci sono, ma non sono nominate. Poi vedremo in che modo sono presenti. C'è un secondo episodio, dove Pietro e il discepolo che Gesù amava constatano quello che Maria Maddalena aveva detto, e che cioè il sepolcro è vuoto, ma ci sono le tele. Naturalmente Pietro vede e non capisce niente, non è una novità. Lungo tutto il Vangelo Pietro è stato un po' faticoso di comprensione. Mentre il discepolo che Gesù amava, quello sì, capisce subito. E poi c'è la terza scena, quella di Maria Maddalena e Gesù soltanto, perché Pietro, il discepolo che Gesù amava, ritornano a Gerusalemme, lei resta sola, pensa di avere a che fare con il giardiniere, mentre le cose, come vedremo, sono diverse. Dunque, nella prima location, oggi direbbero, noi troviamo questi tre momenti particolari. Sono tre medaglioni su cui noi faremo un breve esame. Il secondo scenario è a Gerusalemme. E a Gerusalemme, anche lì, noi troviamo tre medaglioni. Il primo medaglione è l'incontro di Gesù risorto con il gruppo dei discepoli. In questo gruppo manca Tommaso, e quando dicono a Tommaso di aver visto il Signore, lui proprio non ci sta. Poi c'è invece l'incontro con Gesù, di Gesù con Tommaso, e dove la cosa strana è che tutto ciò che Tommaso ha detto in questa occasione, in quest'altra non lo attua. Se non metto il mio dito nel buco dei chiodi, la mia mano, non lo fa.
l'esperienza mistica gli è sufficiente, e quello che lui voleva ridurre ad esperienza, chiamiamola così, positivista, non lo sfiora nemmeno. E poi c'è ovviamente la conclusione. Di solito le cose si incominciano dall'inizio, noi no invece, noi andiamo alla fine, andiamo alla linea 112. Alla linea 112 io vi ho riportato il testo della conclusione del Vangelo. Naturalmente proviamo a farne un pizzico, non dico di esegesi, perché sarebbe eccessiva la pretesa. Però un pochettino di commento sì, merita. Allora, ok, questo è il testo. Come notate, Gesù in presenza dei suoi discepoli fece altri segni. Ciò che l'Evangelista mette in evidenza non è tanto la predicazione di Gesù, ma i segni. La parola segno, se ricordate, è la parola con cui il Vangelo di Giovanni indica ciò che noi chiamiamo miracoli. Perché li chiama segni e non li chiama miracoli? A parte il fatto che la parola terata esisteva in greco, ma l'Evangelista non vuole adoperarla. Perché? I terata sono dei fatti che generano meraviglia. E lì si ferma l'obiettivo dei terata. Semeia, invece, sono delle realtà che devono essere decifrate. Non hanno lo scopo di farti restare a bocca aperta. I segni sono delle realtà che vanno capite perché rimandano a qualche cosa d'altro. Il segno non è mai fine a se stesso. Questo è il motivo per cui gli evangelisti, Giovanni in modo particolare, chiama segni. Dunque, il Vangelo dice che Gesù ne ha compiuti tanti altri rispetto a quelli che sono narrati nel Vangelo di Giovanni. E lungo tutto il Vangelo voi trovate una specie di simpatica guerra sotterranea fra Gesù e la gente, perché Gesù dice: voi mi venite dietro non perché vedete i segni, ma perché vedete le guarigioni. E noi rimaniamo un pochettino scombussolati: beh, perché altro la gente dovrebbe seguirti? Invece Gesù pone la differenza tra quelle che è la guarigione, cioè l'elemento di superficie, quello che si vede immediatamente, e ciò che sta sotto a questa guarigione. Abbiamo avuto già occasione altre volte di fare delle riflessioni su queste guarigioni di Gesù. Se vi ricordate, quando abbiamo dovuto parlare del concetto di puro e impuro nel mondo biblico, abbiamo visto come il lebbroso, per esempio, che è un impuro perché non possiede tutta la vita che dovrebbe possedere, se tocca una persona pura la contamina e la persona pura diventa impura a sua volta. Gesù invece tocca il lebbroso, ma non è che Gesù diventi impuro, bensì il lebbroso viene guarito. E quindi la guarigione del lebbroso è un segno perché indica che Gesù è Dio, perché solo Dio è colui che, venendo a contatto con una realtà impura, non diventa lui impuro, ma sana la realtà impura. Dunque già questo dato ci fa riflettere, primo sul fatto che i segni sono l'obiettivo principale del testo.
non come realtà che meravigliano. To, guarda, possiamo eliminare le ASL. Mettiamo Gesù e quello sistema tutto. Quanto piuttosto riflettere su questi fatti, perché dietro a questi fatti c'è qualche cosa di molto più importante. Secondo dato, l'obiettivo. Perché sono stati scritti questi segni? E l'obiettivo è perché crediate. Dunque, i Vangeli non sono una biografia di Gesù. Non soddisfano tutte le nostre curiosità. Noi vorremmo, ma questo non è l'obiettivo del testo. Il testo raccoglie quegli elementi che portano a fare quest'atto di fede. E facendo quest'atto di fede possiamo avere la vita nel suo nome. Dunque l'obiettivo dei Vangeli è fornire degli elementi perché noi possiamo credere. Credere che Gesù è il Messia, che è Dio, e possiamo avere dunque la vita. La domanda è, ma se questo è l'obiettivo dei Vangeli, possono dirsi storici questi racconti? Se l'obiettivo è la fede, non è quello di fare un racconto storico, possono dirsi storici? Perché sì? Perché i segni sono avvenimenti, non dimenticatelo. Chi è vecchio di questi, chi è giovane non può saperlo, ma chi è vecchio di questi corsi si ricorderà quando abbiamo fatto il Gesù storico. Giuseppe Flavio dice con chiarezza che Gesù ha sovvertito il popolo compiendo segni demoniaci. Segni demoniaci. Ora noi abbiamo detto, il discorso è molto semplice. Cambiare etichetta ad una realtà significa affermare la realtà. Questo dice sì libro. No, si può dire volume. Che tu lo chiami volume o che tu lo chiami libro, la realtà esiste. Che tu lo chiami miracolo o che tu lo chiami segni demoniaci o opere demoniache, vuol dire che qualcosa c'è. E quindi noi abbiamo la dimensione storica testimoniata anche da personaggi come Giuseppe Flavio, che non sono cristiani, anzi, essendo ebreo, se ne tiene ben lontano dal cristianesimo. Dunque, tenendo presente questa conclusione del Vangelo, noi abbiamo la chiave per saper leggere questo testo. È un testo storico, ma il cui interesse non è la curiosità storica, bensì l'interesse è poter fornire gli elementi al lettore perché il lettore possa credere. Punto. Detto questo, possiamo partire. Il testo di Giovanni 20, capitolo 1 e 2, dice: il primo giorno della settimana, Maria Maddalena si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio. Noi abbiamo un elemento cronologico.
il primo giorno della settimana di mattino. Fate un salto alla linea 81 la sera di quel giorno, il primo della settimana. Quindi noi nel capitolo 20 abbiamo una giornata soltanto. L'episodio invece di Tommaso, 8 giorni dopo. Dunque, noi abbiamo la maggior parte del testo che si articola negli avvenimenti capitati in quel giorno, soprattutto al mattino. Dunque, Maria Maddalena si recò al sepolcro. Cosa vide? Vide la pietra che era stata tolta dal sepolcro. Notate l'insistenza, sepolcro, sepolcro, sepolcro. È come se l'autore volesse inchiodare la nostra attenzione su questo dato. Appena lei vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro, corse trechei. Trechei sarebbe corre. Loro l'hanno tradotto con un passato remoto e va bene. Allora, e andò da Simon Pietro dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro, hanno portato via il Signore dal sepolcro, ed ecco le donne. Non sappiamo. Se fosse Maria Maddalena a parlare, avrebbe dovuto dire, non so. Che vuol dire che dietro al nome della Maddalena c'è il gruppo delle donne che noi troviamo nominate negli altri Vangeli. Quello che qui impressiona è questa specie di affanno, corse. Perché quando deve andare al sepolcro si recò, niente di straordinario, ma qui corse. Perché mi metto in evidenza questo dato? Perché anche questi signori, Pietro il discepolo che Gesù amava, correvano, corse più veloce, questo è giusto perché c'è proedramen, quindi la traduzione corse è giusto, e poi avete il nostro vecchio amico Pietro che giunse anche lui. Avete dunque un racconto dove il correre è una specie di denominatore. Corse Maria Maddalena, correvano, corse più veloce, giunse anche l'altro. C'è questo movimento senza pace. In questo breve quadro dove Maria Maddalena viene presentata, e dietro a lei le donne, che cosa è importante? È che le donne vanno direttamente da due signori, da nessun altro. Il discepolo che Gesù amava, e da Pietro. Perché? Perché questi due qui sono gli unici, probabilmente, che erano rimasti a Gerusalemme durante il processo e durante la morte di Gesù. Gli altri se n'erano andati. Una volta che Gesù è stato messo nel sepolcro, probabilmente si sono fatti vivi un'altra volta, chi lo sa. Ma per il momento noi abbiamo solo Simon Pietro e il discepolo che Gesù amava presenti a Gerusalemme, tanto che le donne possono ricorrere a loro. Se voi notate, l'apparizione di Gesù a tutti i discepoli viene fatta
alla sera, perché questo è il giorno in cui possono camminare. Venerdì sera e tutto il sabato camminare è un lavorare, e di sabato non si può. D'altra parte, le cose succedevano così. Alla sera del venerdì venivano chiuse le porte della città, però eravamo già dentro al sabato ebraico. Alla mattina del sabato le porte venivano riaperte, ma nessuno camminava. Alla sera, quando si poteva riprendere a camminare, venivano richiuse le porte. E quindi fino alla domenica, chi era uscito da Gerusalemme, né entrava né usciva. Questo spiega perché Gesù aspetti alla sera di comparire con gli undici. La reazione di questi due signori è velocissima, non ci pensano due volte. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme, tutti e due. Ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, e questo è un dato importante, vide i teli, non le bende. Vide i teli. Chi andrà a Torino e guarderà attentamente la sindone, oppure leggerà le didascalie o si lascerà guidare, guardate che sulla sindone io sospendo il giudizio, non l'ho né favorevole né negativo. Ci sono troppi elementi scoperti che non possono farci dire sì è di Gesù, e ci sono troppi elementi scoperti per poter dire no, non lo è. E perciò, quando ci si trova in queste situazioni, bisogna essere culturalmente corretti. Altre persone pensano diversamente e hanno tutto il diritto di pensare diversamente. Dunque, se voi guardate la sindone è fatta da due teli, cuciti insieme. Uno è largo circa due terzi, l'altro un terzo. Cuciti di lungo formano la sindone. E forse per questo Giovanni, o chi per lui, scrive i teli. Poi c'è un'espressione molto strana, posati là.